Così la prima risposta che viene alla domanda se la scuola è pronta è no, non è pronta, però deve lavorare a rendersi pronta, perché di fatto stiamo parlando non di avvenimenti che riguardano l'esterno, no, dell'insegnamento scolastico, ma che coinvolgono l'interno dell'insegnamento scolastico, in quanto diciamo, gli sviluppi della tecnologia del sapere, della tecnologizzazione del sapere, dell'esperienza, della sensibilità, fanno sì che determinati assunti, no, dell'insegnamento scolastico, cioè tu devi imparare quelle cose in quel modo perché devi arrivare a quell'obiettivo e tutti devono fare la stessa cosa, poi c'è chi ci riesce, c'è chi non ci riesce, io sto lì a controllare chi ci riesce e chi non ci riesce. Ecco, questo assunto, così come tanti altri, viene messo fortemente in discussione. Perché appunto lo sviluppo della tecnologia, meglio, della tecnologizzazione del sapere e dell'esperienza avviene secondo categorie, secondo modalità, secondo logiche, secondo pratiche che fanno saltare appunto questi assunti. Si impara condividendo l'esperienza e la tecnologia di rete consente, anzi, obbliga a condividere l'esperienza, quindi si impara anche con modalità diverse, ma stando assieme ed arrivando a risultati che apparentemente sono diversi, poi invece sono uguali. E quindi è proprio una logica che tende a cambiare. Allora, cosa può fare il singolo docente? La prima cosa è cercare di entrare all'interno di questa dinamica, cercare di capire, viverla lui direttamente, essere dentro questo universo. Non può stare fuori e pensare che lo può dominare, no, ci deve stare dentro e poi comunque c'è già dentro, perché anche chi non utilizza il digitale per l'attività didattica è comunque già un individuo che vive in un mondo che è stato digitalizzato, in un universo che è stato ripensato, ricostruito in chiave digitale. Basta soltanto che respiri, ecco, ed è già in questo mondo, perché il mondo è oggi un mondo fatto di realtà digitale. Allora, il singolo, dicevo, per prima cosa deve sentirsi parte di questo mondo. E quindi condividere insieme ai ragazzi che cosa significa essere parte di questo mondo, cosa significa per esempio ragionare per collegamenti invece che soltanto per approfondimenti, ragionare per intuizioni, ragionare per sensibilità, ragionare anche per, come dire, per meccanismi acustici e non necessariamente visivi, cioè voglio dire, mentre il visivo ti porta ad allontanarti dalla cosa, la cosa sta lì e io sono qui, chiudo gli occhi e non la vedo, quindi la critico perché la vedo per bene, vedo dove inizia, vedo dove finisce. Con l'acustica invece, con l'audio, siamo in un'altra dimensione, tipo immersivo, cioè io non posso tapparmi le orecchie, quando c'è un suono io comunque lo sento perché il corpo lo sente. Allora c'è un apprendimento di tipo visivo, c'è un apprendimento di tipo acustico che non riguarda esclusivamente la musica, ma riguarda la parola, riguarda il modo di stare assieme, no? Cioè quando dice ah, ma vuoi mettere la presenza? La presenza è un suono, è un corpo vicino, e quindi allora bisogna sviluppare questi aspetti qua. In classe è estremamente importante la gestione del suono, che non è, guardate bene, soltanto bisogna evitare che ci sia rumore, bisogna far di tutto che ci sia perché ci sia silenzio, no, è anche un modo di atteggiare il suono. La lettura, per esempio, la lettura in voce secondo me è molto più formativa del leggere silenziosamente, perché
perché coinvolge appunto questa parte che fin qui è stata sacrificata, che invece il digitale come dire, promuove, perché la lettura in voce può essere registrata e quindi poi si può lavorare sulla registrazione, si può fare un lavoro di tipo di equipe, no? Proprio per cosa significa interpretare un testo, che non è soltanto leggere le note al testo, ma vuol dire anche renderlo in voce, renderlo attraverso il corpo e non soltanto attraverso gli occhi. Quindi il lavoro può iniziare anche domani mattina, proprio ripensando anche le cose normali che si fanno, però ricollocandole in un'altra logica, dove c'è anche un'operatività, che non è semplicemente fai questa cosa, io dico se tu vai bene, questa cosa è quella, è quello che c'è scritto nel libro, oppure quello che io le cose che io ti dico in modo che tu sei meglio orientata a leggere il libro. No, è proprio tutto un altro tipo di impostazione che non mette, diciamo, in discussione l'impianto generale della scuola, perché questo non è possibile farlo, anche se la realtà ci porterebbe ad arrivare a questo livello. Però comunque mette in discussione le scelte quotidiane, quello che io faccio in aula, il rapporto che c'è tra quello che io faccio in aula e il tipo di consegna che gli do per attività extra fuori dell'orario scolastico. Ecco, insomma, un ripensamento, quello che io sto proponendo, un ripensamento della didattica quotidiana, assumendo come riferimento da parte del digitale il fatto che il digitale è un aiuto e non invece un ostacolo, è un elemento per rendere più trasparente una realtà che è in rapidissima trasformazione.